Bene ragazzi, eccoci a un nuovo video di Tales of Arise. Si concentrerà soprattutto sull'esplorazione. In particolare gli oggetti che otteniamo prendendo i gufi e poi le basi sulla pesca, perché a quanto pare si sblocca due trofei sulla pesca, oltre a essere un elemento molto importante del gioco per ottenere soldi e eventualmente delle ricette. Per andare avanti con la storia, quindi è molto importante svilupparli. Questo è completo. Anche questo è completo. Questo è completo. E di questo qui di vento ne manca ancora qualcuno. Allora. Che mi dà? Quindi da tutti tutta roba da vestiti? Estetica. It's all the owls we found. I guess this was their way of thinking. It looks like they're grouping up by color. Is that Actually, the color of Den and Owl's feathers is based on their maturity and their astral energy. So maybe they stick to certain groups even if they all belong to the same kingdom. Then I guess that means we can tell just how many owls we They seem to be saying something. Maybe they're thanking us for finding their buddy. Non sapremo mai. Then again, maybe they're telling us that we. I think the queen is protesting that they shouldn't put undue pressure on us. Maybe he's arguing back that we're the only ones they can actually turn to? Right. Which is why the queen is worried about sowing any ill will with Who? Who? We'll do our best, so don't worry. Can you understand? Of course not. For some reason, when I hear them talk, that's just what I imagine that Oh. Well, I think you're pretty close to the mark. Well, don't worry about it. We're not breaking our backs. I think that Seems like it. From both of them. Huh? Looks like we got another reward. I didn't realize that so many. I thought the Danon owls had all but died out myself. That's what I get for making assumptions. Just so we're clear, this place is supposed to. Yes, I'm aware. Places like these should be. It's a pity, though. With proper training, they could be made into a magnificent corp. Però pensa sembra suonare. What are they hooting about now? Alfin and Shion can interpret for us, right? Huh? Oh, no, I mean. Yeah? Maybe you'll be lucky twice. Really? Let's see. What do you mean? You're the one who put them in charge. It's my responsibility to protect our friends. Stop trying to take everything. This is what the owl. Of course. Certo. I must say, though, we've found quite an. It's a testament to how much you care for Hoodle, Rinwell. Rinwell? Oh, nothing. Well, come on. The perches are only half filled. We've got. Quindi ne abbiamo trovati la metà. Ok, vediamo questi vestiti. Ah, bella.
lo scudo davanti batte proprio. Ma questo non si può vedere, basta su. Sono le ali, non si vedeva. Ci sono le ali del demone, cane. Mascotte. Mettiamo quelli che suoi. Bella questa. Non puoi mettere nulla. Come si fa a mettere nulla? Ok, adesso andiamo quella. Non mi ricordo dove ho fatto. C'era quello che dava. Sì, questo qua, mi sa. È la pesca. Si portava la roba. Mi sbloccava qualcosa. Vediamo se è questo, non mi ricordo. Sì. Ah, quindi devo prendere un altro. Allora, per quanto riguarda la pesca, si sblocca con Kisara quando entra nel gruppo e usciamo fuori dalla città natale.
Inizialmente ci viene dato un esca e una canna da pesca base. La canna purtroppo ha una resistenza veramente bassa, quindi i pesci grossi molto probabilmente li perderete, ma non vi dovete scoraggiare. Cercate di fare più tipologie di pesci in qualsiasi zona di pesca trovate, perché una volta arrivati a 10 sbloccherete la canna da principianti. Infatti, come rarità, ha 2 stelle. Questo infatti ha una resistenza migliore e riuscirete a prendere con facilità Everything looks anche fine pesci più before. grandi. Ricordatevi sempre di impostare la canna con più stelle a rarità e anche come esche. Diciamo che il gioco è un po' ingannevole perché tra le esche sembra che devi mettere l'esca corrispondente ai pesci che sono selezionati in quell'esca. Che dovrebbero corrispondere poi ai pesci che volete prendere e che ci sono nel lago. Ma non è affatto così, perché voi potete usare qualsiasi tipo di esca e potete pescare qualsiasi pesce. Quindi non è vero. Il mio consiglio è di utilizzare delle esche in base alla rarità. Quindi cercate di mettere sempre le esche con più stelle. Le sbloccherete molte volte in dei tesori, quindi cercate di prendere tutti i tesori possibili e immaginabili, missioni. Due per adesso me ne ha sbloccati il tizio che mi ha cambiato la canna da pesca, quindi non demordete. Allora, la pesca si compone di 3 fasi. La prima fase è individuare una zona dove ci sono più possibilità di prendere pesci. Nel gioco vi dà la possibilità di individuare queste zone con delle bollicine d'aria che salgono sopra la superficie dell'acqua e la freccetta si illuminerà di giallo. In quel momento andate. La Where seconda shall I fase si cast my compone di line? questa parte, cioè prendere il pesce che ti piace, quella tipologia che vuoi, e avvicinarlo all'esca per farlo abboccare. Allora, io ho notato il joystick dell'Xbox, quindi ho i pulsanti Y, X e A. Dovete giocare con questi 3 pulsanti perché ogni pesce corrisponde a un pulsante. Quindi alcuni rispondono a un determinato pulsante. Quando esce il cuoricino vuol dire che quel pulsante corrisponde a quel pesce. E se volete quel pesce continuate con quel pulsante. Altrimenti cambiate, utilizzate gli altri pulsanti per ottenere invece l'altro pesce. Quindi farlo avvicinare e allontanare invece l'altro che magari avete già preso. Infatti li vedete dalle varie forme dei pesci, magari più tondi o più lunghi. Quindi in base a che tipologia più o meno pensate di ottenere, andate su quello. E questa è la seconda fase. La terza fase è quella più difficile. Ora, nell'inizio è difficile per i pesci, per quelli basi ce la fate, ma comunque dovete essere precisi a non sbagliare manco una volta. Ora dovete schiacciare i pulsanti corrispondenti che vi escono nello schermo. Non andate di fretta, non cercate di schiacciare i pulsanti a casaccio perché molto probabilmente sbaglierete. Il gioco vi lascia qualche secondo per effettuare il pulsante da quando lo vedete, quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve. Una cosa facile da capire invece è il pulsante RT. Si vede dal pesce che inizia a saltare nell'acqua, quindi quando inizia a saltare nell'acqua sapete già che il pulsante da schiacciare è l'RT. Per il restante dovete aspettare e vedere cosa c'è nello schermo. Armatevi di pazienza e fate tutti i laghi e tutte le zone di pesca che riuscite a trovare, perché è importante che riuscite ad ottenere 10 tipologie di I've got pesci something. diversi, altrimenti non vi sbloccherà l'altra canna da pesca e non riuscirete a prendere i pesci più grandi, perché con la canna da pesca migliore, con la 2 stelle, potete tranquillamente anche sbagliare una volta, quindi riuscirete a completare quasi del tutto gli elenchi dei pesci a disposizione nelle varie zone.
That wasn't much of a challenge. Not too shabby, friend. There we go. She's got a good size to her, all told. That flapper was a true fighter. Adesso c'è un altro tipo. Ah, ma ce n'ho tre. Dammi una canna. In effetti cambiano i pesci. All right. LB, questi sono stronzi. RB. E mai cosa? Well, that wasn't much of a challenge. You sure know what you're doing. Quindi, questo ne prende diversi. Quindi per ora ho preso quei due tipi di pesce. La truta, chi me la dà? Non da nessuno la trota, per quello non mi esce. Racuda. Non proverei a vedere. Ah, vabbè, qua stanno questi due nello stagno, quindi in base a quello che metti. Dovresti cambiare l'esca in base al lago. Cosa ti dice che sta nel lago? Immagino. Non c'ho niente per la truta. Però mi provare sto tizio qua. Quindi tu puoi cambiare tutte le esche del mondo. Lui ti fa praticamente i pesci che sono disponibili nel lago, che devono corrispondere a quelli dell'esca. Quindi in basso l'ho persico, l'ho preso ed è verde. L'altro l'ho preso, mi manca la truta. Io non ho un'esca con scritto sopra truta. Boring. You need patience. Non mi uscirà manco a morire. Quindi proviamo a cambiare zona e vedere se con questo sistema capisco come si fa.
Allora, vediamo. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. Piranha demoniato. Come faccio a prenderlo? You're still not done fishing yet? Boring. You need patience to fish. All right. È piccolino. Che cavolo dovrebbe dare? That's a bit of a letdown. You take your fishing pretty seriously. Questo è un altro tipo ancora. Non era quello che dovevo prendere io. Cosa ho preso? Sto qua senza bisogno dell'esca. Yeah. Allora, quindi con questo puoi fare altri pesci. Non credo capire come funziona sta cosa. E questo sembra più ostinato. No, è uguale. Nice work. All right. Sembra diverso. Non è tutto uguale, boh. No, fa attacchi diversi. Yeah. Sì, infatti. Allora, proviamo con un'altra canna da pesca. Cioè, qua il piranha me lo doveva fare. No, il piranha indemoniato chi ce l'ho? Ah, ecco, questo ce l'ho. There's a nice breeze here. Ok. Vedo uno con una forma strana. Ah, io voglio il piranha. Dai, pirà. Oh, Madonna mia. È una bestia. No, non ce la farò mai a prenderla. Già sta scappando. Quindi ho capito come prenderli. Devi fare un po' con uno, un po' con un altro. E devi far avvicinare i pesci che ti piacciono. Vedi, questi già se ne stanno andando. There we go.
Che cavolo era quella? Secondo me è la canna che fa un po'... La devo potenziare. Però quello vuole altre due pesci. Looks like I hooked a pretty rare fish. So what's it to be? Persi popolare, è nuovo? È nuovo. Piranha. Vediamo il piranha qua che ci sta. Piranha indemoniato, lo sgombro. Where should I cast my line? Questo è quello col piranha indemoniato, che sicuramente era quello che è. Oh, puntate dove stanno le bollicine. Vedere che è. Oh, piranha, mi potevo uscire. Quando sarà grande il piranha? There we go. Well, it's not bad per se. Looks like a pretty energetic fish. La bollicina. È uscito pure giallo. There we go. Ah, non penso che mi usciranno altri. Vediamo se... se me lo dà quello. Allora. Agno, dove sta? Ok, sembra che posso dove andare. Fare il cambio dei pesci. We've reached our destination. Dai, dammi un'altra canna. No, da solo le esche. I hope we catch something decent. Indeed. Questo è nuovo. Luccio. Ah, quindi vuole altre 5 e mi dà un premio. No. Grazie, è troppo gentile. Un salvo e poi molto probabilmente faccio un video solo sulla pesca.
Vado a vedere come sbloccare. Secondo me, oltre ai diamanti, ci vuole pure la canna. Ma vediamo come si sblocca. Anybody could reel in that. Guess it's important to stay calm. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. All right. Looks like I hooked a pretty rare fish. So what's it to be? Grilled or broiled? Ha! Questo è piranha. Boy, that's a bit of a letdown. Could have been worse. At least you caught something. E questo nuovo? I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. Wouldn't it be easier to simply use astral arts to catch the fish and be done with it? That misses the whole point of going out to fish. You're still not done fishing yet? Boring. You need patience to fish. All right. Yeah.
Anybody could reel in that. Not too shabby, friend. Reel it in. Boy, that's a bit of a letdown. Looks like a pretty energetic fish. Got something. We can get a good meal out of this fella. We can make a real feast out of this bad boy. Where should I cast my line? Is this what I think it is? I did it! But I'm not gonna quit now. Stars above! That's gotta be a new record! Time to try a different spot. Okay, change of plans.
something. Boy, that's a bit of a letdown. You take your fishing pretty seriously. Reel it in. That's not a fish I see often. Wow, what an awesome fish you caught! All right. That's not a fish I see often. There certainly are a wide array of fish on Dana. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. Reel it in. That wasn't much of a challenge. Nice! You caught it! Yeah!
go. Looks like I hooked a pretty rare fish. I don't recognize that fish. Is it okay to eat? Yeah. Reel it in. That's not a fish I see often. I don't recognize that fish. Is it okay to eat? Ok, io per adesso concludo qui il video. La prima parte della pesca, poi sicuramente ne farò una seconda con eventuali altri pesci che sbloccheremo in altre zone della storia. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se siete interessati a vedere come va a finire la storia iscrivetevi al canale. Ciao ciao!